Chiarisco molto bene e chiaramente in modo che rimane un punto chiaro che con alcuni colleghi ho chiarito. Allora, io sono stato nominato presidente nell'agosto 2014. Dall'agosto 2014 a marzo 2015 io come presidente non ho preso nessun compenso. A marzo 2015 sono stato nominato amministratore delegato oltre a presidente. Come tutti gli amministratori delegati che hanno la massima responsabilità e unica firma di tutti gli atti, ho preso una remunerazione, anche perché sennò sarebbe sembrato strano che uno fa l'amministratore delegato senza remunerazione, vedi anche la storia precedente. L'abbiamo legata a una delibera nel 2015 della FOM, approvata a giugno nel CDA all'unanimità, all'unanimità, quindi non so che atti il CDA a lei, ma questo ve lo confermo ufficialmente. La delibera prevedeva che di darmi incarico incondizionato per trattativa con FOM e una remunerazione di 80.000 euro costo azienda. Sapete cosa vuol dire? Che sono netti la metà. Quindi se li paragoniamo a tutti gli amministratori delegati precedenti della gestione precedente e delle due gestioni precedenti, hanno preso delle cifre nettamente superiori, ma di ordini di grandezza superiori. Quindi questa è la motivazione. Altre cose? La regione, sì, certo, c'è una delibera ufficiale del Consiglio regionale di dicembre, adesso poi Francesco è più preciso, in cui la regione ha definito lo stanziamento economico di X lire, adesso poi Francesco sarà più preciso, e quindi questo, quella è. Non è un discorso di Fabrizio Sala o di chi per esso, è una delibera ufficiale. Quello che posso dire è ribadisco che sia Fabrizio Sala che Roberto Maroni, con cui ho parlato personalmente, potete chiedere a loro per verifica, non solo hanno confermato questa delibera andare avanti, ma hanno dato la disponibilità a un rilancio e a un impegno maggiore che definiranno formalmente nei prossimi giorni. La data dell'assemblea, non anche che La data dell'assemblea non la sappiamo ancora, ma entro il mese di entro il aprile. mese di aprile, perché è una roba rapida, è l'assemblea che va fatta veloce. Chi la decide? Va deciso di comune accordo, fa il consiglio di amministrazione e i soci. Ma che concerti e... Jaguar è un nostro sponsor. Come tutti gli sponsor, mette a Ah sì, disposizione scusa, dei ovviamente. benefit all'azienda che sponsorizza. Anzi, è stato un ottimo sponsor che ci ha dato molti soldi, molti eventi e molte bellissime auto l'anno scorso. Per fortuna l'abbiamo rinnovato anche quest'anno. I concerti dell'anno scorso, Manu Chao, è stato uno stress test fantastico, perché cominciare con quell'evento, con 45.000 persone, dopo 27 anni che non venivano fatti i concerti qua dentro, e avere quel grado di successo, lo dico candidamente, non per fare la persona fintamente emotiva, ma l'unica cosa che veramente mi ha addolorato tantissimo è stato per quel poveraccio che è stato ricoverato in ospedale per tanto tempo e che mi ha veramente seriamente messo in discussione, perché fai questo mestiere per far divertire la gente e poi succedono anche queste disgrazie. Ma quella è stata l'unica cosa veramente che ha così, messo una macchia su un evento che altrimenti ha fatto vedere come questo posto sia un posto fantastico anche per fare grandi eventi di intrattenimento. È il motivo per il quale quest'anno tutti i principali produttori italiani, Live Nation, Vivo Concerti, Friends and Partner, sono venuti a chiederci di poter fare qui eventi. E questo non è tanto solo gli eventi per l'autodromo in termini di persone che vengono dentro, ma è l'indotto. Perché sono persone che dormono qua, sono persone che mangiano qua, sono persone che spendono sul territorio, sono persone che si ricordano il mondo, sono persone che vanno in centro a comprare nei negozi. Ed è questo di cui si vive nel mondo. Carlo Gaeta, Brianza Più.it. Due considerazioni. È chiaro che davanti a quello che voi state dicendo, e finalmente dico grazie, nel senso che era giusto questo, dal mio modo di vedere, questo incontro pubblico, in modo da chiarire alcuni passaggi di tutto ciò che è accaduto in queste ultime settimane.
È chiaro che davanti però a tutto questo sciorinare di numeri, io onestamente, ma penso un po' tutti, siamo, come dire, un pochettino perplessi. E a me è una domanda sorge spontanea. Quando si inizia un'avventura, e io con il presidente dell'Orto ho detto questo un po' di mesi fa, in tempi non sospetti, quando si inizia un'avventura si fanno dei patti, credo, no? Evidentemente qualcosa in questi patti non ha funzionato. Non ha funzionato perché se il dato di fatto è quello di trovarsi oggi nella situazione in cui siete, evidentemente qualcosa non è andata come doveva andare. Quello che non riesco a capire è che cosa, cioè che cosa non ha funzionato, se prendo per buone i dati che ci state sciorinando, li prendo per buoni, quindi avete risposto direi impeccabilmente a tutte le domande, quindi io li prendo per buoni. Quindi a questo punto la domanda è: che cos'è che non ha funzionato dalla presentazione nel luglio 2014 a oggi? Perché io davo per scontato che avvenissero certe cose che poi sono regolarmente avvenute. Evidentemente qualcuno non l'ha dato per scontato se poi è successo quello che è successo nelle ultime settimane. Ma io e te ne abbiamo già anche un po' parlato di questo, no? Comunque, cosa non ha funzionato? Innanzitutto probabilmente alcune cose in buona fede sono state sottovalutate, nel senso che alcune cose, innanzitutto, come avevo detto prima, la cordata di AC Milano doveva essere diversa e non quella di oggi, quindi già quello probabilmente ha creato un punto di partenza diverso. Poi probabilmente dal mio punto di vista tutto ha funzionato secondo le regole di una ristrutturazione della trasparenza e di tutto quello che doveva essere fatto. Probabilmente quello che ha iniziato a creare, diciamo, scompiglio, oppure a non permettere di avere più una visione unanime, non ti saprei dire, comunque è il fatto che nel momento in cui Ecclestone ha chiesto uno sproposito di soldi rispetto a quelli che si pensava, e nel momento in cui è stato richiesto per arrivare a coprire questa cifra un intervento esterno, seppur di AC Italia, questo probabilmente ha creato una situazione in cui non si è più riusciti a prendersi le misure nel verso giusto. Questa è la mia interpretazione, però io ripeto, più che fare noi, più che fare la gestione di SIAS in un certo modo, e nel momento in cui abbiamo definito responsabilmente che non potevamo chiudere l'accordo, noi con tutti i soldi abbiamo detto facciamo un passo indietro, vai avanti tu, più di questo non saprei. Altre cose o diktat io non arrivo a pensarli, e quindi penso che magari siete più bravi voi a indagare se magari c'è qualche altro diktat o interesse che a me oggi sfugge. Io posso rispondere per quello che sto facendo qua oggi, Messias. Cioè, voglio dire, a me la storia che tu stai sulle balle a Ecclestone non mi torna, insomma, capito? Voglio dire, cioè, diciamocelo con estrema franchezza, perché allora, cioè, apriamo un file che non possiamo parlarne qua pubblicamente, cioè, perché allora apriamo un altro file. Bravo. E questo a me dà fastidio, mi irrita, sa di ipocrisia, e te l'ho anche detto. Questo è il discorso. Allora, quando io sento parlare di trattative personalizzate, a me viene l'orticaria. Che cosa significano le trattative personalizzate? Che tipo di trattativa personalizzata deve essere fatta col signor Ecclestone? E allora, se vogliamo dirlo, lo diciamo, se no facciamo finta di niente. Ma io ti ringrazio per questo intervento, perché spero che renda anche testimonianza. È un intervento inutile, mi rendo del fatto conto che l'atteggiamento col quale noi oggi stiamo affrontando questo incontro con voi è ancora una volta costruttivo. Cioè, noi vi stiamo dicendo le cose nel miglior modo, è meglio delle nostre competenze, come stanno, come sono andate, come ci sembra giusto che vadano, senza fare illazioni di dietrologie, doppi giochi o doppi sensi. E stiamo ancora una volta chiedendo ai nostri interlocutori di metterci intorno a un tavolo per andare tutti nella stessa direzione. Quindi, poi i dati sono dati, e quindi su quello non c'è ombra di dubbio. È chiaro che, come giustamente dicevi, nel momento in cui fai un piano di rilancio che non è basato sulla drastica riduzione dei costi della dismissione di rami d'azienda, che poteva essere un'idea, veniamo qua dentro, facciamo solo il Gran Premio di Formula 1, tutto il resto ce lo dimentichiamo. Noi abbiamo avuto un mandato esattamente opposto,
fate il Gran Premio di Formula 1 per il vostro bene principale, fate tutto il resto che per troppi anni non è stato fatto. Se quindi costruisci un piano basato su quei fondamenti e il giorno dopo che questo piano viene approvato, chi lo dovrebbe sostenere e finanziare? Dice no, io non ci sto. E allora è lì che viene meno la compattezza che c'era all'inizio. Grazie. Ciao. Un'aggiunta così, sempre tanto per divertirsi un attimo, perché la mia vis polemica, ma anche ma contro le ipocrisie. Cioè che voi avete i vostri emolumenti, cioè quelli saranno cavoli vostri con il CDA dell'Automobile Club di Milano, ve la vedete voi all'interno, ma che poi traspaia fuori una realtà che è chiaramente diversa, a me onestamente... Cioè, mi sa di messaggio, come dire, trasversale ipocrita. Allora, questa è la cosa che mi infastidisce. Cioè, voi avete tra virgolette, preso delle cose che non dovevate prendere? Sarà il consiglio di amministrazione dell'Automobile Club di Milano che vi manderà a quel paese, beatamente. L'ha già fatto, perfetto, benissimo. Ok, l'ha già fatto, ok, perfetto, benissimo. Tutto il resto, però, è un'altra storia. Caro Marco, tutto il resto è un'altra storia. Ho capito, però non è che te ne fai una ragione, perché il problema è che Monza in questo momento sta rischiando il Gran Premio. Non è neanche colpa loro, mi sa, attenzione. Allora di chi è la colpa? Attenzione, cerchiamo di capirci bene, perché quando si fanno le chiacchiere. Allora lo dico a te, secondo tu sei la Scala, prendi Barenbaum o prendi il direttore d'orchestra della banda di Viggio? Sì, ho capito, no, attenzione. C'è una questione anche di cultura, scusami. Perché qui continuiamo a parlare, continuiamo a discutere, no, certo. Francamente, scusami. Ognuno si deve assumere. Una cultura automobilistica di motorismo sportivo, lo vogliamo mettere nel punto o no? Perfetto. Ecco, allora, perfetto. Allora continuiamo. Va bene. Allora, grazie, questo è un tema caldissimo, come vediamo. Andiamo avanti sul discorso politico, okay. Mi va benissimo. Però mettiamolo in politica. Sì, diamo spazio alle ultime due domande che tutti hanno diritto, ovviamente. Fai tu. Arriva il microfono. Buongiorno a tutti, volevo chiedere una posizione di Monza sulle iniziative che sta prendendo Imola in questo periodo, se sono qualcosa che disturbano oppure no? Grazie. Ma sai, secondo me Imola fa quello che deve fare, fa la sua parte, io ho gli ottimi rapporti col presidente che è Umberto Selvatico Estense e lo rispetto per quello che sta facendo, lui fa gli interessi del suo autodromo e cercherà di giocarci le possibilità fino all'ultimo e quindi... Sinceramente non ho molto da dire se non fargli complimenti per come sta cercando di rilanciare l'autodromo di Imola. Però scusate, volevo fare una precisazione su quello. Qui nei fatti noi non stiamo facendo nessuna politica. Io ripeto, noi abbiamo parlato di gestione di numeri dimostrabili, di delibera del CDA e di tutto il resto. Abbiamo detto chiaramente, questo lo potete chiedere a Sticchi, che io non sono più parte della trattativa con SIAS da settembre, cioè io non sono più parte, non ci vado, non mi vede Eccleston. Quindi questo è un dato di fatto, quindi come faccio a essere io il problema se non sono parte da settembre della cosa? E poi sul discorso del motorsport, con tutto il rispetto, visto che qualcuno l'ha scritto, penso qualcosina io di motorsport di capire. La mia azienda è da più di 80 anni che è nel mondo del motorsport, non mi sembra che hanno messo qua uno che non sa neanche cosa sono i motori o il motorsport. Quindi su questo vi chiedo per favore un minimo di rispetto per quelli che sono i dati di fatto e non le illazioni. Bene, grazie a tutti per la partecipazione. C'è un'ultima domanda, veramente per questioni di tempo non riusciamo poi a chiudere la conferenza. Prego. Enzo Mauri, Brianza Più e Agenzia Tutto Presto. Volevo chiedere una cosa, ma secondo se c'è anche altre domande fatele, quindi siamo qua apposta, quindi non. Ma secondo me non è una questione che Eccleston crea problemi sulla trattativa del momento. Eccleston mi sembra di capire, da quanto ha detto anche Sticchi Damiani, che non ha fiducia.
Secondo me la parola è la fiducia, cioè lui ha paura, interpretando il suo pensiero, che per il 2017 in qualche modo i soldi si possano recuperare. Forse lui teme che negli anni successivi CIAS, visto il bilancio di quest'anno, che a suo dire è negativo, possa poi non essere in grado di far fronte agli impegni negli anni che verranno. Quindi secondo me il problema di Ecclestone non è un problema di trattativa del momento, è un problema di fiducia per gli anni a venire. Questo mi è sembrato di interpretare. Vorrei sentire il vostro parere. I numeri sono quelli che abbiamo dato, sono questi, sono gli unici esistenti, sono gli unici oggettivi, sta poi a chi li legge capire se sono quindi una buona prova per dare fiducia o meno. Ma secondo voi perché allora questo non ha fiducia di voi? Ma questo lo dici tu? No, l'ha detto Stevie da me, l'ha fatto capire. No, allora chi lo non l'ha detto. Io da me non l'ha detto, quindi non lo so. Altri? Andrea? Sì, scusami, io volevo chiederti il discorso della... Stiamo parlando ovviamente per parlare prima di due cose. Prima la regione, i soldi della regione, ci c'era probabilmente la possibilità di un ulteriore finanziamento. Questo è legato alla vostra permanenza oppure no? O è indipendente? La seconda cosa riguarda appunto la permanenza, perché tutti sappiamo che c'è stata una revoca e quindi si andrà ad un nuovo CDA. Quello, il piano che avete presentato oggi è vincolante per il nuovo CDA oppure chi arriverà può cambiare tutto già per il 2016? Allora, il piano, il budget è stato approvato dal CDA in carica, quindi approvato a gennaio un budget 2016. Quindi normalmente se tu approvi un budget poi lo porti a termine. Sul discorso della revoca, ti ripeto, è diritto della controllante, quindi se il treno è lanciato, loro andranno in assemblea, la controllante andrà in assemblea, farà la revoca e dirà qual è la giusta causa. È ovvio che noi non possiamo fare altro che farci da parte. Su chi verrà dopo io non ti posso dire, devi vedere chi saranno e cosa vogliono fare. Di sicuro noi abbiamo fatto le cose per bene, per portare a chi verrà dopo una situazione pulita, trasparente, che permetteva di avere un anno positivo sul 2016. L'altra era, scusa? La regione. La regione, e poi secondo me dovreste chiedere alla regione in particolare. Confermo che c'è un impegno importante e concreto di dare più risorse nell'ottica di rilancio di SIAS, dell'autodromo e del rinnovo. È ovvio che il progetto della regione è legato alla gestione attuale di SIAS, che rappresenta la territorialità, ed è confermato dal fatto che hanno voluto, dato la disponibilità per mettere due membri da cooptare, mi sembra che questo parli chiaro da solo, quindi sul resto ti conviene secondo me fare una domanda a Maroni o a Sala, adesso uno dei due. Il gruppo compatto che dicevamo all'inizio, la venuta a mancare di Cappelli? La venuta a mancare di Cappelli di Rodelli come è stata giustificata all'interno del CDA? No, nel CDA non si sono presentati. Il motivo io me lo ricordo, forse lo dico io. C'era scritto nelle dimissioni. Il motivo è che recitava una sorta di perenne e continuativa conflittualità col presidente Andrea Dell'Orto. Quindi come se avessero continuamente delle discussioni, cioè non c'era questa grande coesione, cosa che francamente io personalmente non ho mai visto. Ci tengo a dire due cose. Io non so se ci sia un CDA da cui le notizie fuoriescono come dal nostro. È una cosa scandalosa, è una cosa che ha fatto malissimo l'autodromo. I CDA devono essere riservati, così le loro derive. Qualcosa? Vedo che non è questo periodo. La seconda cosa è questa: a gennaio il CDA totalmente ha votato all'unanimità la fiducia sull'operato di Ferri Dell'Orto fino alla fine del 2016. Anche chi poi ha mandato la lettera di revoca recentemente. Queste sono cose importanti da dire. E chi cerca la verità le deve sapere.
anche se un po' insofferente. Bene, allora chiudiamo. Ringraziamo. C'è altre domande, magari. Possiamo andare avanti, abbiamo ancora tempo. Allora, ditemi voi. Se fai intervista. Sì, due domande al Presidente. Sento. Tanti punti posso tranquillamente rispondere, come volete. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Non capisco perché la gente è così esagita.